Angelina Barbiero, seconda donna alla carica di sindaco con Barbara Mele. Insomma, è un bel risultato per lei, anche per dare nuova luce ad un paese dell'entroterra quale Buonvicino. Beh, sì, è una realtà un po' particolare, anche se diciamo, non molto spesso accettata da tutti, però per me è un grande onore aver raggiunto questo, aver acquisito questo ruolo, anche perché noi donne diamo sempre un'impronta molto diversa e più particolare. Siamo anche molto spesso più operative e più efficaci. Quindi, a parte Sì, su questo diciamo, concordo. a parte il ruolo formale, diciamo, ecco, possiamo realmente lavorare in una certa direzione. Infatti, ecco, io personalmente sono stata sempre, ho avuto sempre questo atteggiamento di particolare vicinanza alle persone, ho sempre dedicato molto al sociale. A parte il fatto di essere un medico, però nella vita quotidiana ho sempre, come dire, fatto delle mie, ho sempre dato un indirizzo politico alle mie azioni in questa direzione. Quindi spero di combinare entrambe le cose. Il primo obiettivo che si è data. Il primo obiettivo che si è dato è quello di rimettere a posto le cose all'interno del territorio. Soprattutto per quanto riguarda le esigenze prioritarie delle persone, per quanto riguarda i disagi, le disabilità, diciamo condizioni appunto, di disagio economico, e poi la sistemazione in senso reale del territorio. Lo vogliamo rendere anche più bello in maniera tale da poterlo proiettare poi al di fuori dei confini. Bene, quindi ci sarà anche un clima di collaborazione con Sì, l'opposizione. sicuramente, sicuramente, sicuramente sarà un legame, noi lavoreremo in stretto contatto con i cittadini, con le persone, chiederemo il loro supporto, i loro pareri, chiederemo la loro diretta collaborazione, con la speranza di ottenere dei risultati tangibili.